Buongiorno a tutti, oggi vi do questa pillola di potatura riguardo i polloni e i succhioni. Allora, vediamo come riconoscerli e che fine devono fare questi succhioni. Allora, intanto i succhioni sono dei rami molto vigorosi, sono dei rami a legno che quindi non portano a fruttificazione e si riconoscono perché, vedete, hanno un andamento verticale, sono molto sviluppati, quindi questo qua, vedete, è un ramo di un anno e è praticamente si è sviluppato quasi di 2 metri. La caratteristica del succhione è quella di portare solo gemma legno, di svilupparsi sulle branche principali o anche sul tronco. I succhioni hanno una corteccia molto più chiara rispetto agli altri rami, hanno degli internodi più lunghi, quindi lo spazio tra una gemma e l'altra è maggiore rispetto agli altri rami, portano solo gemme a legno, che quindi le gemme a legno si riconoscono perché sono delle gemmine molto molto piccole, quindi molto aderenti al ramo, coniche e appuntite. Presenza di succhione è un sintomo di squilibrio, può essere un sintomo anche di un'errata potatura fatta l'anno precedente. I polloni invece sono simili ai succhioni, però ovviamente nascono nella parte bassa del tronco, quindi nascono dalle radici, quindi dal portainnesto. Intanto i polloni, vedete, possono, in genere sono più spinescenti, quindi portano delle spine, che è la caratteristica della pianta selvatica. I polloni in ogni caso vanno sempre eliminati, perché lasciare dei polloni sul colletto della pianta vuol dire che questi qua riescono a prendere, possono prendere sopravvento sull'innesto e quindi fanno deperire, diciamo, il nesto. Vediamo un attimino come si presentano sulla pianta e come eliminarli. Intanto vi dico che i polloni vanno eliminati possibilmente scavando attorno un pochino per cercare di andare a toglierli il più basso possibile, perché tagliando a filo terra ovviamente rimane un moncone sottoterra con delle gemme che poi questo pollone ributta in primavera. Anche il succhione va eliminato, l'eliminazione deve essere totale, quindi non lasciate monconi ma tagliatele a filo del collare di corteccia. I succhioni sono molto molto visibili e si distinguono da tutti gli altri rami. Quindi allora questi rami qua, che noterete chiari, dritti, verticali, vigorosi, sono da eliminare. L'eliminazione va fatta vicino al collare di corteccia, così, e adesso mi avvalgo di questo troncarami elettrico. La desucchionatura è una delle operazioni preliminari della potatura, anche se devo dire che i succhioni sarebbe bene toglierli d'estate, quindi se noi avessimo tolto quest'estate questi succhioni, chiaramente avremmo già, intanto avremmo fatto molta meno fatica a toglierli e poi ovviamente tutte le sostanze che hanno utilizzato per svilupparsi, tolte d'estate, ovviamente le sostanze andrebbero a favore dei rami produttivi. Adesso questo troncarami, come vediamo, ha una punta molto affusolata che gli consente di entrare agevolmente all'interno della pianta. Cosa che invece con un troncarami manuale ovviamente non sempre troviamo lo spazio sufficiente ad aprire il troncarami. Invece con questo troncarami elettrico ovviamente la fatica non si sente affatto.
questo è un tronco rami che ha la lunghezza di 1,40 m. È in grado di tagliare fino a 3,5 cm. Però con un doppio taglio riusciamo a tagliare anche diametri più grossi. Bene, ecco la pianta privata dai succhioni. Abbiamo liberato l'interno e quindi abbiamo una situazione più chiara. Quindi, una volta tolti i succhioni, inizieremo a fare la potatura vera e propria. Bene signori, anche per questa pillola di potatura ho terminato. Non mi rimane che rimandarvi alla prossima pillola. Ciao a tutti!